Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale di Primo Mattino per un contenuto dedicato alle ultime di casa Juventus, che non sono solo le ultime da un punto di vista della rosa, ma sono anche le ultime da un punto di vista del mercato. E allora, prima di commentare, prima di raccontarvi quelle che sono le ultime novità, mi raccomando, come sempre, io vi ringrazio per il seguito che date al canale, per i tanti messaggi che lasciate sotto i contenuti. Tra l'altro, mi scuso, ma nella giornata di ieri sono rimasto praticamente tutta la giornata senza il mio smartphone, quindi non ho avuto modo né di programmare un nuovo contenuto né di poter leggere, diciamo, tutti i vostri messaggi come di consueto faccio. Vi chiedo scusa per questo, recupererò, ma intanto rimaniamo aggiornati. E allora mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube se ancora non lo siete, azionate la campanella di notifiche, mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata se questa sarà stata di vostra compagnia. Dunque, giornata di ieri molto intensa, sia dal punto di vista delle notizie di campo, sia dal punto di vista delle notizie di mercato. Allora, cominciamo intanto con le buone notizie, che sono quelle che prevedono i recuperi di Rabiot e di Chiesa, che si dovrebbero aggregare al gruppo in settimana per svolgere appunto l'intera parte dell'allenamento con la squadra, mentre Rabiot è dato come certo presente in campo. Chiesa viene considerato abile e arruolabile per la panchina. Sarà comunque un'arma importante a partita in corso. Allegri si è pronunciato in termini così pompieristici, diciamo, sulla sfida. L'ha definita come una sfida non determinante ai fini dello scudetto, perché mancheranno ancora troppe partite in fondo alla stagione per poter pensare che quella di domenica 4 febbraio possa essere l'epilogo, qualora anche la Juventus dovesse uscire con una sconfitta da San Siro. Ma ovviamente non vogliamo pensarci, vogliamo sperare che la Juve, anche perché magari maggiormente diciamo liberata dalla pressione di dover vincere a tutti i costi, perché poi alla fine la Juve, per quanto sia, per quelli che sono quantomeno gli obiettivi dichiarati all'inizio della stagione, era quello di tornare in Champions. Allora addirittura si parlava di quarto posto, ben sapendo che il quarto posto era un modo di dire. La Juve sapeva di poter fare meglio di quel quarto posto, di corso, diciamo, di mano in mano che la stagione è avanzata, ha capito di poter anche lottare per lo scudetto contro una squadra sicuramente più forte, ma che avrà un dispendio energetico anche sul fronte Champions. E allora ha così trovato le motivazioni, ha trovato un po' tutte le, diciamo, situazioni favorevoli per arrivare a rimanere agganciati sino a domenica scorsa, quando purtroppo l'Inter ha espugnato l'Artemio Franchi, mentre la Juventus non è andata oltre il pareggio in casalingo in quel di sabato contro l'Empoli. Ma è ancora lunga, non c'è nessun dubbio. La Juve intanto recupera i suoi uomini per poterli avere a disposizione, considerata anche l'indisponibilità dello squalificato Milik, cosa fondamentale, e anche il non buon momento di Fabio Miretti. Ma che cosa ci portano, diciamo, fronte mercato le notizie? Beh, una di queste mi fa particolarmente piacere, nel senso che io vi ho sempre raccontato nel contenuto di ieri, è come se serviva riferito al centrocampista, e la Juve ci sta provando fino alla fine. Non è detto che ce la faccia, non è che ce la farà, non è detto che il centrocampista arriverà, però la Juve è confermatissimo, sta tentando il tutto per tutto per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un centrocampista che possa essere, diciamo, come rispondente a quell'identikit di cui vi ho sempre dato conto, di cui vi ho sempre raccontato, ma vi ho anche raccontato che, per quello che mi risultava, l'obiettivo numero uno per questo mercato di gennaio era quello di riuscire ad anticipare l'arrivo di Lazar Samardžić dall'Udinese. Sapete che la Juventus si è inserita bloccando fondamentalmente il trasferimento di Samardžić al Napoli, sembrava così praticamente destinato, così addirittura d'arrivo. La Juve si è inserita, ha ottenuto fondamentalmente il sì del giocatore e ha lavorato ai fianchi l'Udinese per vedere di trovare una soluzione ai fini di liberarlo nella sessione di mercato invernale senza dei vincoli particolari per i bianconeri. È chiaro che lo sforzo va fatto. L'Udinese chiede ovviamente un impegno, anzi, l'Udinese per la verità fa muro, non vorrebbe cedere il giocatore perché naviga in pessime acque in questo momento in Serie A, e quindi non ci sono le condizioni per privarsi di un giocatore importante
importante come Samardžić a cuor leggero. E allora la Juve ci prova, l'Udinese pare, dico pare perché non ho conferme su questo, ho letto qualcosa ma non ho conferme su questo, che abbia chiesto Fabio Miretti in cambio di Lazar Samardžić, ovviamente si parla di un'operazione di prestito, ma è certificato invece quello che vi ho raccontato nelle settimane scorse, che la Juve a me risultava stesse lavorando per riuscire ad anticipare Lazar Samardžić più di qualsiasi altra operazione, perché non ci sono eccessive possibilità di arrivare a qualche giocatore in questa sessione di mercato. Però l'uscita di Moise Kean libera fondamentalmente una piccola parte di gruzzoletto che la Juve può investire, ma lo può fare sempre in termini di prestito o eventualmente di un'operazione veramente a bassissimo costo, tanto che nella giornata di ieri abbiamo appreso della possibilità, poi peraltro fondamentalmente esclusa dalla Fiorentina stessa, di poter arrivare a Giacomo Bonaventura, perché è un giocatore gradito Allegri, anzi Allegri avrebbe dato mandato a Giuntoli di sondare il terreno, perché sarebbe un inserimento confacente alle esigenze della Juventus, giocatore che va in scadenza, al quale sarebbe stato proposto un 6 mesi di contratto più opzione per l'anno successivo con la qualificazione alla Champions League. Ma la Juve ha sondato anche il Tuco Pereira, giocatore peraltro che fino a qualche mese fa era parametro zero, se vogliamo, perché era svincolato, che l'Udinese si è riportata a casa e che oggi la Juve prova a sondare per capire se c'è la possibilità, non potendo arrivare a Lazar Samardžić, di fare l'operazione il Tuco Pereira. Però l'Udinese chiede 4 milioni di euro, sono troppi per le casse bianconere per questo tipo di operazione in questo momento, e quindi bisogna rimanere sintonizzati sino all'ultimo secondo, perché la Juve ci sta provando, sta cercando di capire se ci sono alternative a Lazar Samardžić subito. La Juve non vorrebbe impegnarsi con nessun tipo di obbligo, l'Udinese chiaramente non vuole privarsi in questo momento di un giocatore così importante per il proprio scacchiere, in un momento in cui sta attraversando veramente brutte acque in Serie A, e quindi non è una situazione facile quella del centrocampista, però è certificato, ormai è sotto gli occhi di tutti, la Juve quel centrocampista vorrebbe farlo. E allora Giuntoli, attraverso una riunione tecnica con Massimiliano Allegri, sta adoperandosi per capire se ci sono margini per fare o quell'operazione oppure qualche altra operazione a bassissimo costo, ma di giocatori con una certa esperienza, che conoscano già la Serie A e che possano portare veramente in dote qualcosa di più che buono al centrocampo bianconero. Ora, che si possa fare Jack Bonaventura o che si possa fare il Tuco Pereira qualora non si facesse Lazar Samardžić, lo vedremo. Io chiedo a voi se, considerando questo centrocampo, le difficoltà dovute ovviamente al fatto che non hai due giocatori perché sono squalificati e ai possibili infortuni o squalifiche che si possono verificare in corso d'opera, sarebbero a voi due giocatori graditi per arrivare ovviamente a giugno, perché poi da giugno la Juve si orienterebbe su ben altro per quanto riguarda il centrocampo della prossima stagione. Ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre una buona giornata e fino alla fine. Forza Juve, ciao!